Benvenuti a Vera Mattina, grazie ancora una volta di essere collegati con noi per il nostro magazine, il nostro appuntamento quotidiano con tante storie dal territorio, tanti ospiti studio. Oggi avremo modo di sentire le voci dei protagonisti dell'associazione Vivere a Colori di Ancona che organizzano dei corsi inclusivi per disabili, per ballare, una cosa veramente molto molto bella. Poi avremo con noi il caposquadra in pensione dei Vigili del Fuoco regionale che ci racconterà di tutte le emergenze che si sono sviluppate, svolte nel corso degli ultimi anni con tante immagini importanti da raccontarvi. Poi in studio con noi anche il tenore Davide Mazzoni, lui fa l'operatore ecologico, però è davvero un talento da tutti i punti di vista e con il suo talento per l'appunto ci canterà in studio dei brani che lo hanno reso noto in tutta Italia. Poi una sorpresa nel finale della trasmissione, avremo in studio un gufo, il gufo tosta, anzi un gufo femmina che insomma avrà da farci sviluppare parecchie curiosità. Come sempre, tanti collegamenti dedicati alla cronaca con inviati del territorio e con tanti ospiti. Prima di presentare i nostri ospiti, per l'appunto andiamoci subito a collegare con uno dei nostri inviati che è Thomas Del Bianco da Pesaro. Eccolo qua, Thomas, in diretta dal Tribunale di Pesaro per parlarci del processo bruzzese, udienza importantissima. A te, Thomas, per i dettagli. Sì, buongiorno Ciro, buongiorno ai telespettatori di Vera Mattina. Come dicevi, siamo davanti al Tribunale di Pesaro dove sta per iniziare il processo di mafia per la morte, per l'omicidio di Marcello Bruzzese, che ricordiamo è avvenuto nel 2018, il giorno di Natale, il 25 dicembre, proprio nel centro storico di Pesaro. Bruzzese stava andando a prendere l'auto in garage e lì è stato ucciso con diversi colpi di pistola. Per quell'omicidio sono stati già condannati all'ergastolo Michele Tripodi e Francesco Candiloro al Tribunale di Ancona. Oggi invece il processo vede imputato con l'accusa di omicidio aggravato dal fatto di aver agevolato un'associazione di stampo mafioso Rocco Versace, calabrese 57 anni, che secondo il pubblico ministero, secondo l'accusa, ha pianificato questo omicidio, ha avuto un ruolo chiave, decisivo proprio nell'omicidio di Marcello Bruzzese, che ricordiamolo, era fratello di Girolamo Biagio Bruzzese, un collaboratore di giustizia che faceva parte della famiglia della cosca calabrese dei Crea prima di pentirsi, ed è sotto protezione. Oltretutto, tra le indiscrezioni c'è il fatto che questa mattina potrebbe esserci collegato proprio Girolamo Biagio Bruzzese da un bunker, da una zona protetta, ovviamente per ovvi motivi. Secondo la difesa, invece, Versace, nei suoi tanti spostamenti, sopralluoghi, nei suoi tanti movimenti prima nei mesi precedenti all'omicidio, che sono stati intercettati dai carabinieri, si spostava nella zona del centro Italia, nel nord Italia, soprattutto per la sua attività di compravendita auto usate, mentre, come dicevamo prima, per la procura invece erano tutti spostamenti collegati alla pianificazione e alla regia di quello che poi è stato l'omicidio di Bruzzese. C'è stato un lavoro enorme da parte dei carabinieri del ROS, che hanno esaminato addirittura 5 miliardi di dati collegati a conversazioni telefoniche, soprattutto con cellulari criptati collegati alle celle telefoniche che sono state individuate nei vari territori nei quali Bruzzese e nei quali, scusate, Versace e anche i due killer si sono mossi nei mesi precedenti all'omicidio. Tra pochi minuti inizia il processo e poi ne riporteremo i fatti di cronaca e quello che succederà nel G delle ore 13. Benissimo Thomas, grazie come sempre, preciso, puntuale anche nei contenuti da tutti i punti di vista. Io ti ringrazio, ci vediamo nel TG delle 13 per tutti gli aggiornamenti su questa udienza importantissima del processo bruzzese. Grazie Thomas. Grazie, buongiorno. Grazie, grazie. Dunque, al nostro inviato da Pesaro, adesso invece andiamo a presentare i nostri ospiti di Vera Mattina, i primi di oggi. Alla mia destra c'è Milena Vitali, che è la presidente dell'associazione Vivere a Colori. Alla mia sinistra invece c'è Matteo Costarelli, che è uno dei protagonisti di questi corsi di ballo che vedono tanti ragazzi che per questi corsi inclusivi riescono a dare il loro meglio di sé. Prima di far parlare i nostri ospiti, ci vediamo questo servizio così vi spieghiamo nei dettagli di che cosa si tratta. Una opportunità in più alle persone affette da disabilità attraverso la organizzazione di iniziative, corsi di ballo inclusivo ed eventi.
Accade grazie all'associazione Vivere a Colori di Camerano, che permette a queste ragazze di divertirsi e dimostrare il loro valore attraverso la danza. Con il ballo riesco a tirar fuori tutte le emozioni che provo e mi è piaciuto perché il rapporto con le compagne si costruisce anche al di fuori e mi trovo benissimo, con loro, insegnanti compresi. E non credevo mai una cosa del genere. Quali sono i momenti in cui ti appassioni maggiormente? È il ballo, è la danza, è il canto. Insomma, tu preferisci un po' tutto? Sì, è la scuola, è la scuola. Ti piace tantissimo questa esperienza? Sì. Quando l'hai iniziata, da molto tempo? Sì. E quanto tempo vorresti portarla avanti? Dillo, dai, dillo. Tanto. L'associazione ha presentato in esclusiva regionale tre nuovi progetti dalle forte impatto sociale solidale, Insieme Ballando, Comunque Ballare e Anche Tu Puoi, corsi rivolti a persone con una disabilità, sindrome di Down in carrozzina, ospitati alla Luna Dance Center di Ancona. Ma quando queste ragazze poi fanno un saggio, fanno un'esibizione, immagino che l'emozione è veramente grande. Sì, assolutamente sì, è una cosa indescrivibile, è un'emozione grande per noi, per loro, è qualcosa di... è impossibile dare un aggettivo, una descrizione, è un qualcosa di meraviglioso. I corsi vengono tenuti settimanalmente dalle maestre Silvia Cerusico e Simona Ficosecco. Una volta al mese è presente anche un ospite speciale, il ballerino e coreografo di Ballando con le Stelle, Cichito. Con loro io proprio ho bisogno, io personalmente, di creare un rapporto, un bel feeling, una bella energia, anche perché sono persone che hanno bisogno di tanta fiducia e di conseguenza più fiducia c'è, più feeling c'è e la cosa esce e si rende molto molto più piacevole ed è molto più semplice. Gioia, aggregazione e divertimento, un momento speciale per i ragazzi e per le famiglie che possono partecipare ai corsi oppure lasciare che i figli siano guidati dagli insegnanti in questa fase di parziale autonomia. Noi abbiamo costruito anche un rapporto di fuori, quindi ci sentiamo e sto benissimo con loro e spero anche loro con me. Beh, Milena, allora io direi che i sorrisi di queste ragazze parlano da sole. Io sono venuto presso la vostra associazione proprio per fare queste interviste, per realizzare le immagini, per vedere insomma quello che fate, però io direi che la gioia di queste ragazze, poi sentiremo anche Matteo in studio, davvero dice tutto. Sì, assolutamente sì, loro sono meravigliose, anche gli altri ragazzi dell'altro corso di Insieme Ballando, comunque sono ragazzi che ci mettono tanto del loro, superano le loro, diciamo, i loro limiti, quindi fanno magari ciò che non avrebbero mai pensato di poter fare e comunque purché si divertano va bene così, anche se non sono precisi, loro si divertono loro, ci divertiamo noi e comunque è una cosa diversa da quello che magari potrebbero comunque fare solitamente o a caso in un centro dove poi stanno tutto il giorno o comunque la mattina. Diversa e impegnativa, perché insomma voi per realizzare questi corsi insomma vi siete organizzati in maniera molto importante. Sì, assolutamente sì, i corsi sono impegnativi ma danno tantissime soddisfazioni perché poi dopo con i vari saggi, i vari spettacoli, le varie cose, anche come dicevano prima le ragazze, il rapporto che si è creato con gli insegnanti di danza, Silvia Cerusico appunto, comunque con Cichito che viene una volta al mese, è un rapporto abbastanza forte. Si fidano loro di noi e ci fidiamo noi di loro, quindi loro vanno e fanno quello che si sentono di fare. Allora, sentiamo un protagonista, Matteo, no? Tu sei uno dei ragazzi che partecipa a questi corsi, descrivi un po', quando tu vai a ballare, che cosa provi, che cosa succede? Ah, salve, io quando vado a ballare mi trovo con l'ambiente sereno e di famiglia perché abbiamo tutti un rapporto come una famiglia e è bello questo perché mi piace stare nella disabilità tanto e faccio tante robe su questo discorso, questo ambiente e bravissime le insegnanti veramente e che ci danno tutto quello che hanno imparato loro, ce lo tramette
tra di noi. E poi insomma tu sei uno di quelli che dà la carica, no? Che quando insomma sei lì ti fai notare. Sì, quello come sempre. E poi adesso ho fatto l'ultima esperienza del saggio, che è stata, c'è stata una parte che diciamo era protagonista. Ero davanti e mi ha lasciato un po' libero. Dimmi un po', racconti più bene, protagonista, cosa facevi? E allora, eravamo al saggio di Natale al Teatro Sperimentale. Abbiamo organizzato, abbiamo creato un balletto, ma a un certo punto l'insegnante si è sentita di lasciarmi carta bianca, si è fidata tantissimo. E pensavo che non riuscivo a superare quell'ostacolo, ma ho detto nella mente mia, si balla senza sapere, si balla liberi, perché il ballo è bellissimo. Io lo faccio venerdì, ma ogni tanto vado anche lunedì, perché a me mi serve per scaricare l'attenzione, soprattutto fine settimana. Qui vi vediamo in piazza, mi sembra Iesi, no? In questa occasione. Sì. Io non c'ero però quella occasione. Non c'eri, però insomma è uno dei tanti momenti in cui la tua associazione Vivere a Colori vi fa divertire con tutti i protagonisti. Allora, che consigli dai alle tue colleghe, tuoi colleghi che partecipano con te ai corsi di ballo? Allora, il primo consiglio, venite a ballare perché fa bene a tutti e trovate la serenità. E poi venite a Luna Dance perché è una squadra veramente... seria, in gamma, insegnanti tutti bravi, venite a ballare. Insomma, hai fatto uno spot. Sì. Va bene, Milena, dimmi una cosa, ma nel corso del tempo voi ovviamente avete dovuto superare tantissimi ostacoli, perché poi sia anche a livello di logistica, per dove siete posizionati, non è semplice, no, far arrivare i ragazzi. Ecco, per riuscire a gestire tutto questo ci sono anche una serie di permessi, una serie di situazioni complicate con la burocrazia italiana. Sì, questo assolutamente sì. Diciamo che allora dobbiamo ringraziare in primis Cristiano Marcelli, che è il presidente della Luna Dance Center, perché ci ha sempre dato disponibilità di uso delle sale all'interno della scuola. E la scuola è arrivabile tranquillamente, quindi non ha barriere architettoniche né all'esterno nel parcheggio né all'interno, quindi le sale sono completamente accessibili anche con le carrozzine. Poi vabbè, la burocrazia anche per far conoscere quello che facciamo, come lo facciamo, in che maniera lo facciamo, i benefici che porta, perché poi comunque ballare è vero, balliamo, ci divertiamo, balli di gruppo, fanno quello che vogliono, però c'è anche un percorso di allungamento bracci magari per chi ha difficoltà, o comunque c'è un percorso di, diciamo, disciplina, chiamiamola così, anche proprio terapeutico, se vogliamo, passatemi questo termine. Quindi sì, è difficoltoso, sappiamo che comunque la burocrazia è lunga e faticosa, diciamo che noi siamo di Camerano, l'associazione di Camerano, e il comune comunque sia nel suo piccolo ci appoggia e per quello che può ci aiuta e ci sostiene. Quindi, complessivamente quanti ragazzi partecipano ai vostri corsi? Abbiamo più o meno tra tutti i gruppi una quindicina di ragazzi in questo momento, ma ne stanno arrivando comunque settimanalmente anche persone nuove, ragazzi nuovi che comunque si approcciano per una volta e poi comunque rimangono. Siamo simpatiche, siamo carine. Beh, allora sì, io ho visto insomma che c'è stato un po' un tantamme nazionale, poi tra l'altro ci sono anche tanti VIP, più avanti vedremo anche un servizio dedicato proprio ai messaggi che vi arrivano di piacere, di compiacimento insomma di tanti VIP che hanno conosciuto, avuto modo di conoscere la vostra associazione Vivere a Colori. Ma fondamentalmente quando, perché e come avete deciso di rivolgervi ai ragazzi disabili per fare questi corsi? Perché questa è una scelta davvero difficile da fare. Sì, allora io facevo già parte di una vecchia associazione pre-Covid, poi chiusa a causa appunto Covid e tutto quello che è successo. Poi a un certo punto, siccome a me piace comunque stare nel sociale, ho deciso nel 2021, tampinando e stalkerando Maria Letizia Giulio d'Oro, se entrava appunto con noi in associazione, creare una nuova associazione, Vivere a Colori, perché per me loro vivono a colori e fanno vivere a colori anche noi. Quindi abbiamo deciso con appunto Maria Letizia e Silvia Cerusico, che è appunto l'insegnante di ballo, di aprire una nuova associazione. E abbiamo deciso di riprendere quello appunto che era stato lasciato pre-Covid, quindi corsi danza, perché avevamo visto che ai ragazzi piaceva, ai ragazzi dava sollievo, ai ragazzi dava tanta gioia, anche ai genitori, non solo ai ragazzi.
Quindi è una scelta fatta con il cuore più che altro. Matteo, ma tu che ballo, che tipo di musica in realtà preferisci tra tutte Guarda, quelle che ci sono? A me mi piace balli latini. Ah, so, non è che... Ho iniziato 3 anni fa con la prima ragazza perché mi ha portato costrettamente a fare balli. E dopo 3 volte... No, aspetta, spiegami bene, questo è importante. Cioè, allora, una ragazza che doveva ballare con te? No, la prima ragazza che ho avuto... Ah, la tua prima fidanzata? Di ballo, ah, sì, okay, okay, fidanzata. Okay. Però io l'accompagnavo, l'accompagnavo e andavo via. Perché cioè, non ti interessava, non mi interessava, però... come si dice, contenta una donna, a meno non sta in silenzio. Certo, vabbè, certo. Una volta facciamola contenta, facciamo contenta la ragazza. Vabbè, guarda, la prima esperienza ho ballato e sinceramente mi è piaciuto. Poi ho iniziato a entrare dentro la fase balli latini e poi adesso il ballo è per me di vita, cioè devo ballare, se no... Se no non passi bene la giornata, non ti trascorre la giornata. Trovo la mia vita serena. Quindi balli latinoamericani principalmente? Sì. Quelli tradizionali italiani liscio, quelli non... No. La bachata, la salsa, però ho perso un po' la mano, sto riprendendo adesso. Mannaggia, adesso non ci siamo preparati perché altrimenti mettevamo una bachata, ci facevi venire in studio. No, poteva essere... Guarda, parlo basta, ballavo... Dobbiamo venirti a vedere in palestra. Due mesi di tempo, così posso fare una bella figura. Bene, bene, ti verremo a vedere in palestra, quindi quando balli, quando sei con protagonista. Con piacere. Allora, avevo annunciato che ci sono tanti VIP che vogliono bene all'associazione Vivere a Colori. Guardate questa clip. E allora un saluto a tutti gli amici di Vivere a Colori. 100% notti a Bombazza. Ciao ragazzi, mi raccomando sempre sul pezzo. Ciao. Vi abbraccio tutti quanti e sappiate che alla prima occasione verrò a trovarvi. Fate un lavoro meraviglioso. Grazie di esserci. Ciao da Andrea Gresti. Questi ragazzi hanno delle belle potenziali e che chiaramente bisogna approcciarsi a loro in maniera diversa, ma diversa per insegnare la danza o per far sì che ad esempio la danza gli dia quella libertà, quella speranza, quell'obiettivo. Un saluto all'associazione Vivere a Colori. Ciao, eccomi qua, volevo salutare Letizia, Silvia, Milena e tutti i ragazzi dell'associazione Vivere a Colori. Un abbraccione e mi raccomando, venite a vedermi a qualche spettacolo, ci vediamo lì. Omaggi per tutti, non so se riesco, però facciamo. Ciao a tutti, ciao. Volevo fare un grosso in bocca al lupo all'associazione Vivere a Colori e complimentarvi con voi per tutto l'impegno, la dedizione e l'amore che ci mettete. Grazie. E allora, abbiamo visto insomma tanti saluti dai VIP. Allora, intanto, caro Matteo, ti dico una cosa. Qui abbiamo perché degli ospiti in studio che ci stanno seguendo in diretta durante il nostro programma e tutti a grande richiesta, ma facciamo un ballo con Matteo, facciamogli fare due passi. Allora, siccome qui c'è Silvia Cerusico tra i protagonisti in studio, adesso facciamo una sorpresa al volo. Se qualche secondo riusciamo a fargli fare due passi a Matteo, se Silvia ci raggiunge al volo così, anche se non è microfonata, facciamo eccola qua. La accogliamo, insomma, fai due passi, prego Matteo con Silvia che vi fa vedere, vediamo quello che è possibile con ripresa larga, eccolo, facci vedere Matteo come balli, opla, eccolo qua, beh, insomma ragazzi, è fantastico perché è uno di quei ragazzi che non si tira indietro mai a niente, peccato che non abbiamo la musica di sottofondo, però sicuramente ci fa capire che lui è uno di quelli che quando va a fare i corsi, insomma, è un vero leader. Grazie Silvia, grazie davvero per questa improvvisata, ci fa veramente piacere. Matteo, scusaci se ti abbiamo insomma accolto così al volo anche se eri impreparato, però so che tu non ti tiri indietro mai di fronte mai. A me. Vai. Si balla sempre. E poi insomma, ballare con Silvia è sempre un onore, no? È un piacere, tantissimo. È un piacere, un onore, insomma, è un'insegnante che, con la quale vale la pena cimentarsi. Sì, assolutamente. Allora, Milena, prima di fare un collegamento che insomma è anche legato alla vostra finalità, perché insomma tra breve parleremo in diretta da Senigallia di un contest per ragazzi speciali.
Volevo tornare per un attimo a questo grande sostegno che c'è da parte dei VIP che vi vogliono bene, che vi stanno vicini. Insomma, so che voi avete avuto veramente tanti riscontri da tanti punti di vista. Sì, assolutamente sì. I VIP sono stati fantastici. Carmen è stata con noi appunto a Iesi, e poi c'è Cichito appunto come hai detto tu. I saluti per noi sono comunque sostegno, per noi e per i ragazzi. Diciamo che se il sostegno viene da tutti, anche con piccole donazioni, perché noi quello che stiamo cercando di fare è appunto raccogliere fondi per far sì di non far pagare i corsi ai ragazzi, quindi che tutti possano venire in maniera gratuita. Questo è molto bello. So che voi organizzate delle manifestazioni, ne avete una in particolare d'estate a Camerano, che vi permette insomma di raccogliere i fondi che voi destinate, tolta le stese, praticamente tutti esclusivamente a questi ragazzi. Questo è davvero lodevole. Assolutamente sì, quest'anno faremo appunto, come hai detto tu Ciro, la seconda edizione di Camerano Cubano nella piazza Camerano, appunto, che l'anno scorso ha riscosso un grandissimo successo. È stato il primo anno, non ce l'aspettavamo, ma è andata benissimo, e quest'anno invece faremo due giorni sempre ad agosto. Quindi magari seguiteci sui social, sulla pagina appunto di Camerano Cubano, per vedere come si svolge, cosa facciamo, e chi volesse darci una mano sui social trova tutto. C'è cioè un 5 per 1000, immagino, no? Assolutamente, per voi. C'è anche il 5 per 1000, sì. 5 per 1000 per la Romano. Senti, torniamo un po' proprio su questi ragazzi che vengono. A me piace, insomma, ribadire, rimarcare, risottolineare quando loro esprimono questa gioia di partecipare. Voi quante volte li ospitate in palestra a settimana o al mese? Insomma, quante ne fate di questi corsi? Noi facciamo due giorni a settimana, il lunedì dalle 16.30 alle 17.30 con Comunque Ballare, che è un corso dedicato appunto per ragazzi, persone in carrozzina, e il venerdì dalle 17 alle 18 per tutti gli altri ragazzi, quindi con disabilità, per persone down, e due volte a settimana presso la Luna Dance Center. Insomma, tante opportunità, tante sì. occasioni. Allora, come vi dicevo, adesso ci andiamo a collegare con Senigallia, con l'Istituto Alberghiero Panzini, dove è in corso di svolgimento, eccolo qua, con il nostro amico Luca Santini, che è il presidente dell'Unione Cuochi delle Marche, per parlare del terzo contest per ragazzi speciali, per farli insomma crescere come chef. È così, Luca? Sì, esatto. Buongiorno a tutti e un saluto da Senigallia. Siamo alla terza edizione, quindi un grande successo per noi, che in qualche modo siamo a contatto con i nostri ragazzi che vogliamo particolarmente bene. È un contest meraviglioso, innanzitutto pieno d'amicizia. Se posso permettermi, Ciro, veramente qui si respira un'aria di grande amicizia, cioè si saluta, si abbraccia. Tutti gli otto alberghieri delle Marche sono qui a Senigallia, quindi sono tutti presenti. Vi spiego un po' nella sintesi quella che è la manifestazione. Allora, innanzitutto abbiamo la Regione Marche che ci è vicina attraverso l'AMA, perché è l'Agenzia Marche Agricoltura e Pesca. I ragazzi che partecipano, quindi il ragazzo speciale è accompagnato da un ragazzo, il suo compagno di classe, che lo aiuta nella preparazione di piatto. Poi ci sono anche gli altri insegnanti, quindi chiaramente gli insegnanti che stanno vicino, che li hanno seguiti durante le preparazioni e le prove. E che cosa fanno? Fanno una cosa meravigliosa. Vedo attraverso lo schermo Andrea. Andrea, ve lo faccio vedere, che è qua vicino a me. Eccolo qua. Vieni qua, Andrea, vieni vicino a me. Eccoci. Ciro, lo riconosci, Andrea? Lo riconosco, Andrea è uno dei miei preferiti in assoluto, l'abbiamo incontrato al lavoro in tante circostanze. Grande Andrea, esatto. E ancora una volta sarà il favorito delle quote per la vittoria. Beh no, allora dicevo, quest'anno Andrea è un fuori concorso, è un fuori concorso, e in un qualche modo vi stavo dicendo, chiedo scusa per l'entusiasmo di averlo visto sotto nello schermo, ma mi ha coinvolto a chiamarlo. E i ragazzi quest'anno che partecipano, allora, daranno grande valore a quello che è la nostra tipicità, la nostra biodiversità, e andranno a realizzare un primo piatto che viene fatto con una delle farine dei nostri agricoltori custodi. Sapete che le Marche hanno gli agricoltori custodi attraverso una legge regionale, quindi degli agricoltori che custodiscono dei semi che in un qualche modo sono poco utilizzati e hanno, diciamo, possono scomparire. Faccio un esempio, magari uno dei prodotti più interessanti, più famosi, è il mais sottofile, che lo producono su diverse vallate nella nostra regione. Beh, attraverso questi prodotti, abbinato con il nostro pescato locale, ci tengo a dire pescato locale, Ciro, andranno a realizzare un primo piatto.
Bene, allora sicuramente ci sarà da lavorare da tanti punti di vista, noi vi continueremo a seguire in tante occasioni. Volevo fare un saluto veloce ad Andrea. Andrea, sei fuori concorso, che effetto ti fa insomma oggi a essere un po' il protagonista, la madrina dell'evento? Allora, ti ha detto che effetto ti fa oggi essere qua fuori concorso, se sei contento di questa cosa? Molto contento, molto. Quindi darai qualche insegnamento, Andrea, immagino, agli altri ragazzi. Grande, veramente un grande. Bene, sì. Va bene. Però un'altra cosa molto importante. Il vincitore, come è successo lo scorso anno per Andrea, andrà alla finale nazionale che si svolge il 18 di febbraio a Rimini Fiere. Quindi a livello nazionale, quindi la Federazione Italiana Cuochi organizza questo concorso e noi in un qualche modo siamo... come dire, siamo quelli che fanno una selezione marchigiana e poi il finalista andrà al concorso nazionale. Va bene Luca, io ti ringrazio naturalmente per questi aggiornamenti, per questo collegamento, grazie anche Andrea, grazie di essere stato con noi, buon lavoro e in bocca al lupo a tutti i ragazzi, a tutti gli chef. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie dunque a Luca Santini, il presidente marchigiano dell'Unione Cuochi, sicuramente una bella iniziativa per questi ragazzi speciali. Noi siamo invece in chiusura per questo appuntamento con Vivere a Colori, non prima di aver fatto una battuta con i nostri protagonisti molto veloce. Matteo, qual è il tuo messaggio che lanci dopo aver parlato dei vostri corsi, dopo aver spinto naturalmente i ragazzi a partecipare? Io consiglio, provate anche a fare esperienza sul ballo, però soprattutto fate quello che vi piace nella vita, perché non deve essere limitati, dovete fare tutto, perché capite se vi piace o sì o no. Se non vi piace, cambiate un'altra roba. È così. Io sono fatto così e vivo su tutte le esperienze, tutte... occasione che mi capita. Bravissimo, vita. Bravissimo. Viva a colori. Viva a colori, viva l'inclusione, Vilena, giusto? Assolutamente sì, viva l'inclusione, viva l'integrazione, viva tutto. Come ha detto Matteo, viva a colori, io sono sempre del parere, quello che dico sempre, che la disabilità è solo negli occhi di chi guarda. Quindi tutti possono fare tutto senza nessun tipo di limitazione. Veniteci a trovare e provare. Bene, grazie allora ancora a Vilena Vitali, presidente dell'Associazione Vivere a Colori. Grazie a Matteo Costarelli, ballerino. Io mi fermo per qualche minuto di pubblicità. Poi un'altra storia con il caposquadra in pensione dei Vigili del Fuoco di Ancona. E con, prima di tutti, un collegamento, perché si è chiuso con la condanna anche in Cassazione all'omicida di Pamela Mastropietro per il diritto di Pamela Mastropietro. Ci collegheremo su questo con la nostra Jessica Balestra. Adesso qualche istante di pubblicità, poi torniamo in diretta con Vera Mattina.